La giunta regionale ha approvato nell'ultima seduta una delibera con la quale si stanziano circa 8 milioni di euro di fondi regionali per assumere circa 650 persone tra insegnanti e personale ausiliario da impiegare nelle nostre scuole. Si tratta di personale che viene assunto per l'anno scolastico, e cioè 2011-2012. Questa delibera è il frutto di un accordo che è stato fatto con l'INPS regionale, per cui noi integreremo il personale docente e in qualche caso non docente delle nostre scuole, dando lavoro ai disoccupati, cioè alle persone che erano iscritte nelle liste di collocamento e titolate per ricoprire evidentemente questi incarichi. Attraverso questa delibera si realizzano due obiettivi. Un primo obiettivo è quello di mantenere aperte le scuole anche nei comuni disagiati. Posso dire con orgoglio che nessuna scuola in Piemonte chiuderà, anche le scuole dei comuni di montagna. Inoltre, noi interverremo anche nelle scuole delle grandi città che hanno un numero di studenti, di alunni molto alto, con classi appunto con numero di studenti molto alto. Ed inoltre integreremo il personale di sostegno, tant'è che oggi possiamo dire che il Piemonte è la regione che ha il miglior rapporto tra alunni e insegnanti di sostegno, cioè un esempio unico in Europa. Questo consentirà alla scuola piemontese di essere ancora una volta all'avanguardia e di meritarsi a pieno titolo quel primo posto tra tutte le regioni che ha recentemente raggiunto. Il secondo obiettivo è quello di dar lavoro ai nostri giovani, di dar lavoro a tanti nostri precari. Persone che evidentemente fanno fatica perché entrare ad insegnare è sempre più difficile e questo è un compito che la Regione si è assunto e che rientra tra gli obiettivi strategici del contrasto alla disoccupazione che noi ci siamo dati fin dal primo giorno di insediamento. Qualcuno potrebbe dire che reclutare insegnanti non rientra nella stretta competenza della regione, anzi qualcuno dice, beh, ma se lo Stato ha ridotto i trasferimenti, voi dovete rassegnarvi e lasciare così le cose come stanno. Ecco, io su questo non sono d'accordo, io non mi rassegno e penso che ci debbano essere delle priorità quando si è governatori di una regione e la scuola, la istruzione dei nostri figli è un'assoluta priorità. Per questo la regione ha deciso di intervenire direttamente con propri fondi realizzando questo accordo assolutamente innovativo.